non è stato piacevole, dai, prima di tutto ho sbagliato io perché ne so che ho esagerato, però la tensione che hanno i giocatori, che poi a volte non ti fanno giocare bene e ci tieni, è come magari ci tiene a non uscire o magari ci tiene a giocare, mentre a volte va in panchina, a volte va in tribuna, quindi è tutto, insomma, per gli addetti ai lavori è tutto abbastanza comprensibile, sempre che ci sia la buona fede e ci sia comunque il rapporto, che è la cosa più importante, quindi con Vanegas è uno dei miei pupilli, tra l'altro Pablo un po' insomma, ha sbagliato nel, quando è uscito in quella maniera, e io comunque non, ci ho messo del mio, ecco. Però finita qua, perché martedì comunque risaremo insieme. Abbiamo cambiato qualcosa, seppur erano settimane che mettevamo qualcosina per poter pensare di cambiare qualcosa nell'assetto tattico della squadra, o comunque in alcuni movimenti, sempre perché volevamo cercare di trovare qualche soluzione davanti, visto che facevamo anche fatica a far segnare gli attaccanti, se da loro stessi non si trovavano il gol da solo. E quindi, insomma, la risposta poi che c'è stata in campo è stata pure superiore a quello che può essere l'aspettativa, perché comunque venivamo da un periodo dove psicologicamente non eravamo alle stelle, visto che ci allontanavamo dalla vetta e continuavamo a non vincere, oppure a fare un golletto e poi a riprenderlo. Secondo me, col vantaggio di due gol avremmo pure magari potuto sbagliare qualcosina, però abbiamo sbagliato troppo e stavamo facendo una partita che mi è venuto in mente che la potevamo perdere a un certo punto, ma prima di prendere il gol, e quindi dopo il gol ho cercato di mettere forze fresche, perché poi noi in panchina ma anche in tribuna abbiamo giocatori forti, che sappiamo spesso quando magari diciamo qualcosa che i cambi devono essere fatti con una, insomma, che chi entra deve entrare con una certa cattiveria, un certo agonismo, perché poi chi entra, se entra con la fiacca o perché non ha giocato, diventa tutto più difficile. L'Aquila è una squadra forte, secondo me è una partita tirata pure per loro, ripeto, siccome è una squadra forte, il mister l'aveva preparata nei dettagli proprio per cercare di non far risaltare troppo quella differenza che c'è tra noi e loro. In quello i ragazzi in campo hanno sbagliato, però ho visto una squadra forte, una squadra che deve lavorare come sta facendo, però ha delle risorse importanti e secondo me non è inferiore a nessuno. Bello, tanta gente che ho salutato, rivisto con piacere. C'ho un po' di cose perché quando sono andato via qua, vabbè, scusate, io sono così e quindi niente, la pagina passata, e ho fatto piacere salutare un sacco di gente, però vi dico la verità, volevo vincere, mi rode che ho perso, perché anzi chiedo scusa a tutti quelli che mi stavano vicino, perché oggi all'inizio stavo un po' zitto, poi mi sono avvelenato, strillavo, quindi mi dispiace per quelli che mi stavano vicino, però volevo vincere. Il primo tempo è la chiave di tutto. Noi ci aspettavamo un'Aquila diverso dal punto di vista della costruzione. Non siamo stati bravi, anzi non sono stato bravo io a far capire subito ai giocatori che dovevamo adattarci a una cosa nuova. Non ci siamo addestrati a quello e quindi questo ci ha spezzato. E poi al secondo tempo la squadra ha fatto, per me, una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, come ho detto prima, sbagliando un po' troppo tecnicamente, però da quello si riparte. Noi, come sapete bene, insomma, sappiamo per cosa corriamo e sappiamo da dove siamo partiti e sappiamo dove vogliamo arrivare, quindi è chiaro che oggi la partita la perdiamo il primo tempo, perché il primo tempo bisognava assolutamente non perdere gli equilibri.